Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è mercoledì 6 luglio e 2011, sono circa le ore 17. Ah, che bello vivere in Italia, che bello vivere in Italia, perché i miei cari amici, gli amici che frequentano questa piccola TV pubblica, magari pensano che in Italia si sta male, anzi malissimo, che è il paese più infernale del mondo, c'è Silvio Berlusconi, capito? Perché c'è Silvio Berlusconi, come se Silvio Berlusconi fosse caduto giù dal cielo e non fossero 17 anni che una metà circa del popolo italiano lo vota per andare a Palazzo Chigi. Un po' è Silvio Berlusconi con tutte le sue televisioni. Un po' sono le televisioni che lo fanno vincere Silvio Berlusconi e va a Palazzo Chigi, poi le sue televisioni lo fanno perdere e a Palazzo Chigi ci va o Romano Prodi o qualcun altro. I miei giovani amici, proprio perché sono giovani, credono che questo paese sia uno dei paesi peggiori del mondo, proprio come si fa con la famiglia. Ogni ragazzo crede che il proprio papà e la propria mamma magari sono i papà e il papà e la mamma peggiore del mondo, e non sanno che tutte le altre famiglie si svolgono le stesse dinamiche che si svolgono in quella famiglia lì. No, non ci si arriva a capirle queste cose, è per forza. Uno vive in quella famiglia, non può fare i confronti con le altre famiglie, con gli altri papà e le altre mamme, e quindi il giudizio rimane sempre molto limitato, capito? Ma per evitare che il giudizio resti sempre limitato, esiste questa piccola TV pubblica che appunto ha lo scopo di allargare il giudizio, allargarlo, magari far fare la rotazione da 180 gradi a 360 gradi, capito, cari amici? Io tante volte vi ho detto, cari amici, che ho 71 anni compiuti, sono nato il 7 febbraio 1940 e di premier ne avrò visti 20-30. Io so che so soltanto una cosa, che nonostante l'avvicendarsi di questi 20 o 30 premier dal 1940, dopo abbiamo avuto la Repubblica, comunque in questi 71 anni le mie condizioni economiche non sono né migliorate né peggiorate. Cioè, le mie condizioni economiche sono sempre state, come si dice, un effetto della mia attività lavorativa, e ciò indipendentemente da chi stava a Palazzo Chigi, capito? Piano piano ho fatto la carriera, per studiare ho fatto il fornaio, a Roma facevo il fornaio di notte, quello che fa il pane di notte facevo il pane, l'ho fatto per 5 anni. Sono andato fuori corso, mi dovevo lavorare 4 anni, invece ho impiegato 5 anni perché di notte facevo il fornaio, di giorno studiavo. Poi ho fatto i concorsi, sono entrato nella scuola, ho fatto l'insegnante, poi ho fatto il dirigente scolastico, ho terminato la mia carriera come preside di licei classici e scientifici. Ma non è che la mia condizione economica dipendesse dal premier di turno, capito? Ne ho conosciuti 20 o 30, loro si avvicendavano, ma io ero sempre lo stesso. Povero sono nato, povero sono rimasto, va bene, cari amici? E allora vi dico, quindi non dipende, le condizioni dell'Italia non dipendono dal nostro premier, così come le condizioni in cui vivete voi ragazzi nella vostra famiglia non dipendono dai vostri genitori, da papà e da mamma, ma dipendono dall'istituto della famiglia monogamica patriarcale, che è uguale un po' per tutti i giovani, capito? Non c'è tanta differenza. Vabbè, ma vediamo, arriviamo un po' al concreto, cari ragazzi, perché questo video in un certo senso mi viene sollecitato dall'amico MAFGPAM. Bene, eccolo qua, il quale mi ha mandato un link di un servizio giornalistico dove si fa la lista dei 10 paesi meno liberi del pianeta, insomma i 10 paesi dove si sta tanto 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 male.
E per fortuna, cari ragazzi, fra questi 10 paesi c'è l'Italia, capito? E voi andate a vedere, e vedete, sì, è il sussidiario net, il sussidiario net. E la lista dei 10 paesi peggio del peggio. Allora, non c'è l'Italia fra i 10, quindi non dite che in questo paese le cose vanno malissimo, che magari fuori da questo paese si sta meglio. Beh, qua così tanto per curiosità, i 10 paesi peggio del peggio, c'è il Turkmenistan, c'è la Somalia, c'è il Sudan, c'è il Tibet perché sta in mano ai cinesi, sta in mano ai cinesi, i cinesi stanno male, cari. Hanno arraffato il Tibet. Vedete, cari, parliamo un po' dei cinesi, così ci consoliamo. Questa è un'informazione che io ho ritagliato dal quotidiano La Stampa di un mese, 2 mesi fa. Purtroppo non ce l'ho messa la data, non sono stato smemorato, dovevo mettere la data. Comunque, questo è apparso sulla stampa. Qua si fa un paragone tra la Cina e il Giappone. Cina e Giappone, va bene? Vedete la grande Cina su in alto? Ogni cittadino, reddito pro capite, nel 2008-2009, non vedo bene, reddito pro capite 3.600 dollari. Se andiamo in Giappone, vedete, guardate un po' cos'è il reddito pro capite, 37.000 dollari, cioè un giapponese prende quanto 10 cinesi, 10 cinesini, capito, cari ragazzi? Un giapponese, benché il Giappone non sia più quella grande potenza industriale che era una volta, però ha accumulato tanto di quel benessere, no? Che oggi un giapponese guadagna quanto di 10 cinesini, eh? Cioè, per formare la ricchezza di un giapponese ci vuole il lavoro di 10 cinesini. E i cinesini stanno male, cari, eh? Quanto, cioè, la Cina sta bene, lo Stato cinese sta bene, dice un governo comunista. In Cina non c'è la schiavitù giuridica, ma c'è la schiavitù di fatto, perché gli operai cinesi lavorano senza statuto dei lavoratori. Vedete, cari, io non mento, cari, vedete? Cioè, un operaio giapponese sta 10 volte, 10 volte, no, non 2 volte meglio, 3 volte meglio, 10 volte meglio, vedete? Non c'è trucco e non c'è inganno, cari, le vedete, vedete? Il cinese che prende 3.000 rotti dollari all'anno e invece il giapponese, vedete in basso, che ne prende 37.000 di dollari l'anno, 10 volte di più, cari amici. Dio quanto ci deve star male, cari, in Cina, quanto deve essere duro per sfortunati quelli che sono nati in Cina, ma anche, cari, nell'India, no? Nel subcontinente asiatico c'è poco da scherzare. Sì, è in espansione, ma cara la mia espansione, cara. Dio, come devono star male pure gli operai indiani. Ma anche il Brasile è in espansione, eh? Ma come devono star male ancora gli operai brasiliani che mica ce l'hanno e lo statuto dei lavoratori come noi, l'articolo 18? Mica c'è in Brasile, un sistema sanitario nazionale, non c'è neanche negli Stati Uniti. Non c'è neanche negli Stati Uniti, lo sapete che negli Stati Uniti ci sono 30, 40 o 50 milioni di cittadini statunitensi che non hanno diritto al servizio sanitario nazionale. È stata la grande battaglia di Barack Obama, non c'è riuscito però, non c'è riuscito perché le guerre portano via tanti soldi e i repubblicani che stanno all'opposizione mi hanno detto scegli Obama o le guerre o i servizi. L'assistenza sanitaria a 40-50 milioni e Obama d'altra parte non fa fatica a tirarsi via dalle guerre perché quando ci sei entrato nelle guerre non è che ti puoi tirare fuori all'improvviso, capito? Non è facile. Magari entrare è più facile, ma uscirne è un po' più difficile. E ecco, cari, che bello vivere in Italia, ma pensate che in Italia noi non abbiamo ancora bisogno degli aiuti europei.
Sapete che la Grecia piange, la vedete la televisione, vedete su internet quello che succede in Grecia, la pulizia con gli idranti, e ci sono i giovani ad Atene, a Pireo, ma un po' tutta la Grecia che fanno quello che si chiama un casino, perché non vogliono che il governo greco stringa la cinghia, perché l'Europa Unita ha detto alla Grecia: noi ti diamo i soldi, ma tu devi stringere la cinghia vuol dire diminuire i posti di impiegati e aumentare il servizio, cioè non andare subito in pensione ai 50 anni, che poi magari dopo campi fino a 90 anni e per 40 anni paghi e campi a spese del pubblico senza fare nulla. Andiamo, in Spagna ci sono i giovani indignati, ma meno male che in Spagna non c'è Silvio Berlusconi, cari, perché se c'era Silvio Berlusconi, i giovani indignati spagnoli, e a questo punto, ma che avrebbero fatto? Avrebbero incenerito un paese. Meno male che c'è Luis Zapatero in Spagna, meno male, perché se c'era Silvio Berlusconi, chissà cosa avrebbero fatto i giovani spagnoli, cari, indignati. Per fortuna c'è Luis Zapatero, che è buono, ma se invece in Spagna come premier c'era quel cattivone di Silvio Berlusconi, gli indignati li avresti visti voi, gli indignati, sarebbe scoppiata un'altra guerra civile in Spagna se c'era quel malvagio di Silvio Berlusconi. E dico, cari, cosa volete? E per esempio in Russia, la Russia di Vladimir Putin, di Medvedev, ci sono gli oligarchi. Gli oligarchi sono molto, molto più ricchi dei nostri piccoli capitalisti, Berlusconi e Carlo De Benedetti, piccoli pescicani sono gli oligarchi della Santa Madre Russia. Sapeste quanto sono ricchi, cari amici? E pensate che prima in Russia c'era la URSS, l'Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche, che aveva eliminato i ricchi. Li aveva eliminati i ricchi, poi l'URSS è caduta, perché io tante volte vi ho detto che voi i ricchi, più ne ammazzate di ricchi, più ne nascono. Non c'è proprio niente da fare, cari amici. Sono come l'araba fenice, il famoso, il mitico uccello che moriva tra le fiamme e rinasceva dalle proprie ceneri. Così sono i ricchi. Anche Robespierre, quanti ne ha ammazzati di ricchi, cari amici, Robespierre, ai tempi della Rivoluzione Francese. E dopo che la Rivoluzione Francese è finita, che è venuto prima Napoleone Bonaparte, poi è venuto la Restaurazione, i ricchi sono diventati più di prima. Perché Robespierre ne avesse ghigliottinati centinaia di migliaia di ricchi tra alti prelati e nobili, dopo, finita la Rivoluzione Francese e finita l'epoca bonapartista, in Francia dei ricchi ce n'erano più tanti di prima, capito? Non c'è niente da... bisogna accettarli, i ricchi, cari. Per stare bene in questo mondo dobbiamo metterci l'anima in pace e accettarli, i ricchi, perché rinascono sempre, capito? Rinascono sempre. Allora, nella Russia di oggi, di Vladimir Putin e di Medvedev, ci sono gli oligarchi. Lo sapete che non ci sono in Italia gli oligarchi? I due che vi ho nominato prima, no? Silvio Berlusconi e Carlo De Benedetti, sono due piccoli pescicani. Gli oligarchi sì, in Russia sono pescicani. Se voi foste nati in Russia, nella Russia di oggi, io come stareste male lì, vedendo quelle enormi ricchezze? Noi mica le vediamo queste enormi ricchezze. I russi sì che le vedono, gli enormi divarie. Pensate come siamo fortunati noi, cari amici, che non li abbiamo gli oligarchi. C'è pure la mafia in Russia, la mafia russa. La mafia russa se la mangia viva la mafia italiana. Beh, per fortuna che contro la mafia ci sono l'arma dei carabinieri, la polizia di Stato, la guardia di finanza e la magistratura. Perché non penserete mica, vero, che la mafia, la camorra, la 'ndrangheta la potete eliminare scrivendo i libri, come so con Gomorra. Non è che voi scrivete un libro e dopo che avete scritto il libro potete mettere in galera della gente. Per mettere in galera della gente ci vogliono gli uomini in divisa, quelli che rischiano, capito? Quelli che rischiano di prendersi qualche schioppettata. Meno male che ci sono i magistrati, carabinieri, poliziotti, finanzieri,
Perché se fosse per gli scrittori ce ne andrebbero pochi di mafiosi o di camorristi in galera, eh. Meno male che abbiamo le forze dell'ordine, cari amici, meno male. Comunque, cari amici, io vi dico che vivere in Italia è tanto bello, altro che qua il Turkmenistan, Uzbekistan, meno male che non siete nati in Somalia, cari, o nel Sudan. Come siete fortunati, cari amici, che non siete nati in Somalia, che scappano tutti via, scappano, che c'è una guerra civile che non finisce mai. Scappano tutti via, voi non dovete scappare via. Ah, magari andate all'estero a fare, però, col coso, come si chiama, col titolo di studio, magari andate all'estero a fare i ricercatori. Questi invece scappano via dalla Somalia per venire da noi a fare i mestieri neri, no, umili, quelli manovali. E cari, quindi io non posso che ringraziare l'amico MAFGPAM per avermi sollecitato a fare questo video, perché mi ha mandato la lista dei 10 paesi peggio del peggio. Non ci siamo noi, cari amici. Il sito web è ilsussidiario.net, ilsussidiario.net, e voi trovate questo articolo del 4 luglio, dall'altro ieri. Libertà e diritti, la lista dei 10 paesi peggio del peggio. Noi non ci siamo in questi 10 paesi peggio del peggio. Qua, per esempio, non c'è la Cina. Potevano mettercela la Cina, però, eh. Capito? Cari, fotografatelo bene questo, cari. Un cinesino prende 10 volte di meno di un giapponesino, capito? Un cinesino, senza diritti che abbiamo noi, prende 10 volte di meno. Cioè, il reddito pro capite anno di un cinesino è 10 volte inferiore a quello di un giapponesino, capito? Pensate voi che ingiustizia, pensate che sono i vicini, confinanti sono, confinanti, no? Perché lo sapete, no? Che il Giappone, un certo, potremmo dire che ha attaccato la Cina, insomma, una volta era attaccato, una volta aveva la Corea, cioè, vabbè, comunque sono quasi confinanti, si può dire, se non altro sono confinanti tramite mare. Oh. E invece un giapponese 30 volte, un giapponese qualsiasi è 30 volte più ricco di un cinese qualsiasi, ma pensate voi che giustizia. Oh. Sono lì vicini, sono due grandi stati lì vicini, e c'è una differenza incommensurabile a livello di benessere, capito? Meno male, cari, che non siete nati in Cina, eh. Meno male che non siete nati in Cina, cari. Allora sì che stavate male, cari amici. Allora sì che non ce l'avevate il tempo di fare certe proteste, allora. Perché in Cina non scherzano mica con chi protesta, cioè, non scherzano mica in Cina con chi protesta, Li mandano nei campi di rieducazione, i cinesi. I campi di rieducazione non sono mica i carceri. Nei carceri, tutto sommato, puoi starci anche bene, perché non lavori, c'hai colazione, pranzo e cena, dormi e non paghi una lira e non lavori. Nei campi di rieducazione ti mandano a costruire le dighe, con la palla al piede devi costruire le dighe, oppure devi costruire i binari, i viadotti. Come si cambia lavorando nei campi di rieducazione, cari amici. Ah, che fortuna, cari, che siamo nati tutti in Italia, ma come si sta bene in Italia, ma come al solito non ce ne rendiamo conto, va bene? Non ce ne rendiamo conto. Come dire, siamo abituati a sputare nel piatto in cui si mangia, capito? Ma non è neanche colpa nostra, perché non siamo capaci di fare i confronti, capito? Siccome noi siamo nati in Italia e viviamo in Italia, non possiamo conoscere come si vive in Cina, come si vive nel subcontinente asiatico, in India, come si vive qua nel Turkmenistan, nell'Uzbekistan, nella Somalia, nel Sudan, o in Tunisia. Non possiamo sapere come si vive in questi paesi. Conosciamo questo di paese noi. Ma ci penso Serafino Massoni a farvi conoscere come si vive negli altri paesi, cari amici, va bene? Ok? E così dopo siete più tranquilli, capito? Siete più tranquilli. Va bene, cari, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.